pilastri della cultura dell'età umanistico-rinascimentale sono sostanzialmente cinque. In primis l'esaltazione dell'ingegno umano, dell'intelligenza del singolo individuo che opera nel mondo creato da Dio, ma arricchito e perfezionato dall'uomo. Valutazione del corpo umano. Il corpo umano era stato sacrificato nel Medioevo, no? Il corpo era la palla al piede dell'anima, diciamo, nell'ottica medievale. Invece ora il corpo viene visto come un microcosmo che riflette il macrocosmo, quindi come un esempio della perfezione della creazione divina. E questo riscatto dell'uomo, diciamo, ingegno e materialità corporea, tutte e due, questo riscatto dell'uomo porta anche a un recupero della dignità. Un altro aspetto dell'epoca è la rivalutazione della tecnica, della macchina, dell'ingegneria, e quindi una figura come quella di Leonardo da Vinci è proprio significativa per questo. Non è soltanto, mentre il Medioevo condannava tutto ciò che era manuale, ora viene riscattata la manualità, no? E diventa invece capacità di inventare le macchine, e quindi diventa una manifestazione del genio creatore dell'individuo.